Ciao a tutti e benvenuti in questo video tutorial. In questo video andrò a modellare un'ascia. Cominciamo subito andando ad inserire l'immagine di riferimento. Quindi andiamo nella vista frontale, andiamo su opzioni e prendiamo configura, oppure premendo maiuscolo V. Andiamo su sfondo e andiamo a pescare l'immagine. Prendiamo quest'ascia qui. Ho preso anche delle altre spade o altri oggetti che possono essere fatti allo stesso modo. Io andrò a modellarlo in low poly, quindi con pochi poligoni. Mettiamo la trasparenza al 50%. Vediamo che l'immagine deve essere centrata, quindi siamo già centrati in questo momento. Le immagini le inserirò anche sotto il link, come link sotto il video. Prendiamo il cilindro, lo tiriamo per lungo fino a quanto ci serve a noi, lo adattiamo, diciamo, in questo modo. E come segmenti di rotazione mettiamo 8. Premiamo C, tasto destro, prendendo per punti, e andiamo su ottimizza. Ok. A questo punto possiamo andare a fare i taglietti che ci servono, quindi prendendo lo strumento coltello. Facciamo solo visibile, lo disattiviamo, teniamo premuto maiuscolo e facciamo un taglio dritto, così in questo modo, due qua, dove ci serve a noi per fare le nostre cose, diciamo, i nostri tagli o aumenti. Questo modo qui e anche qui. Oppure potete utilizzare il loop. Prendiamo lo strumento di selezione e disattiviamo solo elementi visibili. Selezioniamo la parte sopra qui, lo tiriamo su verso la punta, andiamo nella vista prospettica e qui prendiamo tasto destro e andiamo su Unisci punti. Quindi facciamo la punta in questo modo. Prendiamo la selezione per poligoni, facciamo una selezione attorno, diciamo loop, che potete trovarlo anche su selezione loop, qui. Io l'ho messo qua. Prendiamo estrudi e lo estrudiamo esternamente, magari anche scalando un po'. In questo modo. Verticalmente anche. Ok, passiamo sotto. Vediamo di fare un'altra selezione loop anche qui. Qui sotto. Facciamo un estrudi. E lo riduciamo verticalmente, come ho detto prima. Lo stesso eseguiamo per tutto il resto del cilindro, diciamo, in questo modo qui. Ok, andiamo nella parte sotto, questa quindi. Ok, ci manca l'ultima parte. Facciamo un altro taglio. Quindi coltello, prendiamo modifica per punti. Facciamo un taglietto qui. E magari, essendo in prospettiva l'immagine, riduciamo solo la parte sotto qua. In questo modo. E possiamo al massimo anche ingrandire questi punti qui. Così. E diciamo che il bastone è stato fatto. Ora prendiamo il cubo. Lo spostiamo qui in alto. In questo modo.
Schiacciamo sull'asse Z, quindi lo rendiamo più fino e andiamo a vedere di applicargli dei segmenti. Quindi andiamo qui, sull'asse Y gli applichiamo 3, 3 come numero, quindi 4, 3 segmenti in più del solito. E invece sull'asse X per il momento ne applichiamo solo uno a metà. Premiamo C, quindi per renderlo modificabile, e andiamo ad eliminare questi punti qua. Ok. Selezioniamo i punti a destra, li trasciniamo tutti fino in fondo, in questo modo. Questo punto qui lo spostiamo qua sotto. Questo lo spostiamo sopra. E gli altri due intermedi. E l'ultimo rimane centrale di suo. Ovviamente potete aggiungere più punti per dare più dettaglio. Io lo lavoro in Love Poly, quindi non serve. Prendiamo lo strumento coltello, andiamo ad applicare il loop. Quindi facciamo dei taglietti in questo modo qua. Ora andiamo ad adattare i vari punti come abbiamo fatto prima. Una volta dato la forma dell'ascia, possiamo dire che siamo anche a posto. Ora andiamo ad unire dei punti, che così facciamo l'ascia abbastanza affilata. Quindi prendiamo strumento di selezione, attiviamo solo elementi visibili e quindi selezioniamo questi due punti qua e facciamo unisci. Facciamo lo stesso qua sotto, unisci. E lo stesso procediamo per tutto il resto qua sotto. Fatto questo, ora possiamo prendere la simmetria e applicare al nostro cubo. Attiviamo anche il cilindro che diventi visibile e il modello diciamo che è stato finito anche se senza texture. A questo punto andiamo a applicargli anche le texture, quindi andiamo su camera, facciamo frontale e andiamo a prendere un nuovo materiale. Come luminosità e prendiamo sempre l'ascia, l'immagine, diciamo che abbiamo utilizzato anche come riferimento. Andiamo qui e prendiamo lo sfondo che ci aiuterà ad adattare il materiale all'ascia. Noi possiamo spostarci in questo modo e puntare la nostra ascia sull'angolo sinistro. Questo perché quando io vado a ridurlo andrà a ridursi in questo modo. Lo stesso per quanto riguarda l'asse Y. Lo adattiamo all'immagine. Magari per vedere meglio possiamo andare così e fare raggi X, anche se non si vede più di tanto. Comunque andiamo a giocare sempre sull'immagine, così sappiamo meglio se è adatto o meno. In questo modo qua, aumentiamo un po' verso di qua, spostiamoci un po' sull'asse Y, così. Andiamo a prendere questo materiale qui, a trascinarlo sul nostro oggetto, sull'ascia, in questo modo. Per fare una coppia premiamo CTRL e lo trasciniamo anche sotto sul cilindro. In questo momento ci sono già due mappature UV. Noi le eliminiamo e selezioniamo i due materiali. Andiamo su Tag, Genera UV coordinate.
Così ci genera in automatico le coordinate UV. Adesso possiamo uscire dalla vista frontale. Possiamo anche disattivare i raggi X e vedere l'ascia finita. Applichiamo il cielo e facciamo un rendering.